Siamo con Mister Marino. Allora, il Città di Mondolto è venuto qui a fare la sua onesta partita contro una delle squadre che comunque è candidata a lottare fino alla fine per la vittoria finale. Non era forse la domenica nella quale la sua squadra poteva fare punti? Sì, certo, sapevamo di questa partita che per noi era molto difficile. Questa corazzata è veramente forte e tremenda. Noi abbiamo un campionato, come tu sai, con questi giovani e cerchiamo, se possibile, potersi salvare. Poi abbiamo avuto un po' di problemi in questo periodo, con questo freddo, con questa situazione, che abbiamo fatto solo un allenamento dal 18 di... perché lì abbiamo un campo che, sai, sono 500 metri di altitudine, ghiacciato, freddo e altre cose varie. Molti ragazzi ammalati, oggi eravamo in 13, ma con questo non voglio che magari se c'erano gli altri noi potevamo fare qualcos'altro di più, essere sincero. Posso subire qualche gol in meno? Sì, beh, qualcosa in meno, certo. Noi di dietro stiamo soffrendo molto perché manca questa esperienza di dietro. Noi fin quando abbiamo Giulio di dietro, Bartucci, qualcos'altro, ma poi questi ragazzi è il secondo anno che fanno la prima categoria. Questa categoria per me, secondo me, è un girone di promozione. Assolutissimamente, squadre fortissime. Ormai le abbiamo incontrate tutte. Sì. Allora, nella prima giornata proprio contro il Città di Rossano 2-1, soffrendo anche la squadra rossoblu, perché avete veramente fatto una buona gara. Ora, in questo girone di ritorno, qual è la squadra che secondo lei può allungare? Beh, allora, io ho incontrato anche il Praia, che la vedo, abbiamo perso l'altra domenica. È una squadra veramente come la vostra, astuta, forte, tempista, esperienza, qualità, come ci sono qui da voi, perché effettivamente con Apicella, gli altri due esterni, con gli altri due che sono entrati, poi insomma, diciamo, ecco, la squadra è forte. Poi in fondo posso dire con tutta la mia onestà, anche Cassano con noi ha fatto una buona partita, però è stata anche una squadra, anche come il primo incontro della partita abbiamo fatto con voi. Hanno sofferto perché ha avuto un'espulsione, stavamo 2-2, poi 3-2 e via così. Secondo me voi state venendo veramente forti, tanto questa squadra ben allenata. La Rossanese? Guarda, la Rossanese secondo me, con voi... No, ma io le seguo un po' tutte. No, posso dire la verità. Il Città di Rossano. Allora, Città di Rossano, io posso dire, ho visto questa squadra in forma stupenda oggi. Sì. Veramente, complimenti al mister, a tutta la società, ai tifosi che seguono questa squadra. Cioè, tra Rossanese anche lì che se la gioca con voi, quindi è un'altra squadra esperta, e può succedere di tutto, e quindi non posso dire di qua di là. Ci sono 4, 5, 6 squadre in questo girone, anche di più, forte. E quindi adesso in questo momento ho visto voi e il Praia, che l'ho incontrato adesso, fortissime. Il Praia ha vinto 5-0 contro l'Atletico, sì, Corigliano, sì. Quindi è una squadra pure, insomma, tosta. Ma secondo me in questo periodo di tempo, quando c'è la ferma, molte squadre... questa ferma posso portare dei bruschi ritardi di preparazione, altre cose varie, perché poi giustamente non si è professionisti, chi lavora, chi magari ha la febbre, chi non rischia poi di una ricaduta per giocare a calcio, giustamente. Poi pensiamoci bene, mettiamoci bene una cosa, perché io lo voglio dire anche questo, no? Cioè noi siamo partiti dalle prime interviste che ho fatto con voi. Vi ringrazio ancora una volta di questa vostra generosità nei confronti di Moltani, nei miei confronti, altre cose varie, che poi queste interviste le vedono un po' in tutti, in Calabria, quindi io devo dire che... Lei è sempre molto sportivo e simpatico, di questo lo ringrazio. Beh, io insomma, parliamoci chiaro, io ho esperienza, sono uno che ha giocato in Serie C, niente, sono mico pallino, c'è mio nipote che adesso lo voglio anche fare, confermare, Andrea Marino, che adesso era dalla Juventus, allena i portieri del settore giovanile del Cosenza. Ha difeso la porta del Corigliano, ne abbiamo già parlato, insomma, un bravissimo ragazzo. Poi c'è un'altra cosa, allora posso dire che... Lei dove ha giocato in Serie C? Apriamo e chiudiamo parentesi, allora, perché la storia di tutta la carriera, insomma. Ho giocato, allora, nella ragazza, nella Lega Pro, la Gianna che fa questa... di Gorgonzola, perché io abitavo lì vicino, poi di lì sono andato a giocare a 14 anni ai ragazzi dell'Inter, sono stato fino a 18 anni e da lì poi abbiamo fatto il Valentin Mazzola e Castellotti come il Viareggio, e sono andato in Fanfule, poi c'è la Serie C, sono Biatese, Pergo Creme, e poi sono andato a Treviso e poi rotti i legamenti. Sempre al sud qui? No. No, battute a parte, come si trova qui? No, io adesso mi trovo qui, sono tornato al mio paese nativo, perché sono nativo di Paola e quindi anche tutta la mia famiglia, insomma, è nata a Paola, insomma, tutto questo. A Paola c'è una tradizione calcistica non indifferente. No, è differente. Io... quindi, allora... A proposito, visto che lei ha giocato nel Fanvulla, sì. A proposito di tifosi del Fanvulla, qui c'è un grande sostenitore di questa sua squadra. Allora, lei sa dov'è il Fanvulla? No, veramente, io... No, battute a parte, volevo... Siccome al mister
personale, l'abbiamo dato alla squadra e alla società, ma anche al mister perché per la sua esperienza, per la sua... I complimenti veramente, vi faccio un mondo di auguri per tutta la città di Rossano vostra, che io mi auguro che avete vincito questo campionato, perché l'ho vista veramente in forma strepitosa, e complimentazione vostra, vi fanno piacere, perché poi devo dire la verità, anche ho visto il pubblico nei miei confronti, altre cose varie, bello, gioioso, contento, roba del genere, fa parte anche dello spettacolo, dello sport. Molte volte, allora, io volevo ringraziarvi, voglio ringraziare entrambi per questo simpatico siparietto, e molte volte troviamo a fine partita anche atteggiamenti velenosi, c'è chi già parla di combin, qui abbiamo... vissuto un bel pomeriggio di sport a prescindere dal risultato, e quando c'è mister Marino, quando c'è il vicepresidente, che ringrazio per questa sua partecipazione, davvero c'è sempre anche uno spirito di simpatia che ci scalda in queste temperature abbastanza rigide. Allora, in bocca al lupo per il proseguo. Io volevo chiedere una cosa, voglio dire fermamente ai ragazzi di crederci, siamo una squadra giovane, ne verremo fuori, lavoreremo stancamente e vedrete che con le partite in avanti miglioreremo, perché questa squadretta giovane poco a poco viene, manca ancora qualcosetto, poi voglio ringraziare Giulio, okay, che è il nostro difensore principale, bravissimo, Bartucci, Mimmo che è tornato da poco, e altri ragazzi che sono venuti nuovi. Vabbè. E quindi ragazzi, diamoci forza, un augurio per il città di Rossano e un augurio per città di Montalto. Grazie a voi. Grazie a tutti voi. Grazie a lei, grazie mister. Grazie. Naturalmente una foto ancora con te, con questa una foto di coso così. Dai, grazie. Perfetto, una foto durante l'intervista, questa c'è sempre una prima volta. Grazie. Ciao a tutti. Mister, scusa.